The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese. Un film su cui Paramount non ha voluto puntare, un film vecchia scuola, un film che non si adattava alle esigenze moderne. E allora chi ci pensa a The Irishman? Ci pensa al nuovo cinema, il nuovo modo di vedere il cinema, ovvero Netflix, che ha investito circa 150 milioni sul progetto che ha fortemente voluto il regista di The Irishman, Martin Scorsese. Un film a cui Martin Scorsese pensava da parecchio tempo e per realizzarlo, per renderlo al meglio, non poteva che affidarsi a tre mostri sacri, ovvero Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Ma chi è l'irlandese, l'Irishman di The Irishman per l'appunto? L'Irishman di The Irishman è Frank Sheeran, un trasportatore, ex veterano della Seconda Guerra Mondiale, che entra in contatto con la malavita italo-americana e ne diventa di fatto il sicario, l'esecutore degli ordini. A capo della famiglia criminale che lo protegge c'è Russell Bufalino, interpretato da Joe Pesci, che diventa un padre di fatto per Frank, il quale a sua volta lo mette in contatto con un altro personaggio cardine del film, Jimmy Hoffa, Al Pacino, un sindacalista dalla moralità piuttosto indecifrabile, contrapposto alle figure dei Kennedy, specialmente di Robert Kennedy, che lo prenderà di mira per il suo coinvolgimento negli affari della mafia, in particolar modo per i prestiti garantiti per la costruzione di Las Vegas. The Irishman è probabilmente l'opera più complessa e ambiziosa di Martin Scorsese, è però di fatto un racconto delle vicissitudini di Frank nella sua vita, nel corso, diciamo, delle azioni e degli eventi che hanno caratterizzato la sua esistenza, ed è proprio lo stesso Frank, Robert De Niro, a raccontarci la sua vita, a raccontare a noi quelle che sono state le sue azioni, gli atti criminali che ha compiuto proprio al soldo della famiglia Bufalino. Il film quindi si concentra prevalentemente sul rapporto che c'è fra i personaggi, sulle storie che ci sono stati, i dialoghi appunto fra Russell Bufalino, Jimmy Hoffa, Frank Sheeran. Sono loro tre i cardini di questa opera. Non c'è un filologico particolarmente, ecco, intricato da seguire, le vicende fanno da sfondo a quello che è il rapporto fra questi personaggi. Non siamo quindi di fronte a The Departed, non c'è bisogno di stare proprio incollati, concentratissimi, perché sennò ci sfugge qualcosa di importante, qua possiamo stare un po' più tranquilli, ecco. Ci sono infatti molte scene che non portano avanti con la trama. Ci sono delle scene, come detto prima, di dialogo fra i personaggi che approfondiscono proprio il rapporto fra di loro e ci fanno vedere proprio come siano particolari e intricate le personalità che abbiamo di fronte, e ovviamente mette in risalto la caratura degli attori a disposizione di Martin Scorsese per questo film, De Niro, Joe Pesci e Al Pacino, che sono di fatto straordinari, ma del resto su questo c'erano pochi dubbi. E sono proprio questi tre personaggi, questi tre grandi attori sui quali il film si concentra e sui quali bisogna prestare attenzione. La figura di Frank, ad esempio, è molto particolare. È un mero esecutore degli ordini della malavita, non si fa mai problemi nell'accettare ordini di qualsiasi tipo, sembra quasi non provare alcuna emozione, e nonostante questo non ci dà l'impressione di essere comunque un cattivo. Sembra una sorta di automa quasi, un personaggio che appunto non riesce a prendere delle decisioni forti e si accontenta semplicemente del ruolo che ha e si trova bene in questo ruolo e lo porta avanti fino al termine dei suoi giorni senza di fatto alcun pentimento per quelle che sono state le azioni che ha svolto. Per quanto riguarda Jimmy Hoffa, il sindacalista interpretato da Al Pacino, abbiamo di fronte due facce di questo personaggio, perché c'è la faccia pubblica, molto sicura di sé, di colui che è bravo a gestire le folle, i grandi discorsi, e c'è anche la parte quella più intima, la parte più debole, fragile, combattuta di Jimmy Hoffa, proprio che emerge nei dialoghi, nei discorsi che fa privatamente con Frank Sheeran. Un personaggio quindi con un'anima fragile, debole, allo stesso tempo forte, che ha però questa patina fondamentalmente di grande testardaggine, di grande cocciutaggine, che poi emergerà con il passare dei minuti, con il passare del tempo durante il film. Ho lasciato per ultimo di questi tre, e poi piccola parentesi, c'è anche Harvey Keitel che appare poco durante il film, ma che comunque dà sempre parecchio, diciamo, carisma, ulteriore carisma a quello che è il film. Ho lasciato per ultimo, dicevo, il mitico Joe Pesci, che tutti quanti noi abbiamo nel cuore per Mamma ha perso l'aereo, ma Joe Pesci ci ha regalato delle grandissime interpretazioni,
al di là di quel film che rimane comunque nei nostri cuori e che sicuramente sotto il periodo natalizio avremo modo di rivedere. Dicevo, è particolare proprio e secondo me, almeno a mio modo di vedere, ecco, è il personaggio più riuscito, comunque quello che ti colpisce di più, perché ha questa figura paterna di un personaggio sempre molto pacato, con i toni sempre molto gentili, non sembrerebbe quasi, no, un malavitoso per come si comporta, che riesce sempre ad avere una parola giusta, a rassicurare Frank in qualsiasi cosa faccia, qualsiasi ordine gli possa dare, lo fa sempre con molta tranquillità. E Joe Pesci riesce a rendere alla perfezione questo personaggio così misurato, che però nasconde ovviamente dietro di sé una grande forza nel gestire le file di una grande organizzazione, e soprattutto un grande cinismo e una grande freddezza nel dare determinati ordini e incarichi violenti e molto molto duri da portare a termine. Una menzione particolare va fatta anche riguardo alla computer grafica, che è stata utilizzata per ringiovanire i volti, insomma, degli attori, nel momento in cui ci venivano mostrate le scene, appunto, in cui sia Joe Pesci che Robert De Niro e Al Pacino vivevano gli anni da giovani, fra virgolette. Una computer grafica che magari non è proprio convincente, ma comunque sia non nemmeno così pesante da vedere, insomma si lascia vedere, anche perché non è fondamentale poi ai fini della narrazione, ai fini anche di quella che è la bellezza del film. Quindi possiamo definire The Irishman come una sorta di simbolo di quello che è il cinema di Martin Scorsese, la volontà del regista di lasciare in qualche modo un messaggio di quello che è la sua idea di film, di cinema, una sorta di testamento, verrebbe da dire, anche se ci auguriamo ovviamente che questo non sia l'ultimo film di Martin Scorsese. Probabilmente The Irishman non è un capolavoro, ma è indubbiamente un ottimo film, un film che aggiunge al catalogo di Netflix sicuramente lustro, grandissimo valore, e che ovviamente tutti gli amanti di questo mondo, tutti gli amanti del cinema, dei lungometraggi, devono assolutamente vedere e gustarsi. Certo, le 3 ore e mezza sono un ostacolo piuttosto ostico da superare, però dai, insomma, per Martin Scorsese questo è altro, ragazzi. Bene, direi che non mi sono dilungato più di tanto, come faccio solitamente. Vi ricordo come sempre, ragazzi, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un mi piace sotto al video qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di dare anche un'occhiata alla pagina Facebook del canale. Direi che anche per oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!